È da tanti anni che lo diciamo ormai che fare i riassunti e fare gli schemi per studiare non è compatibile con la velocità di studio e a volte non si riesce, facendo gli schemi, a preparare gli esami entro la data prevista. Figuriamoci con i riassunti. Perché questo? Perché si fanno schemi e riassunti in cui si scrive tantissimo. E spesso vengono fatti nella maniera sbagliata, però in tanti mi scrivete continuamente: Giovanni, io dagli schemi non riesco a staccarmi. Forse dai riassunti sì, ma degli schemi no. Perché? Perché il libro è troppo grande, troppo pieno di concetti e di informazioni, e io quando lo leggo ho paura di perdere qualcosa, e quindi da qualche parte lo dovrò pur scrivere, no? Per fissarlo, e quindi fanno dei mega schemi che però a tutto servono fuorché a essere ricordati. Questo è il motivo, insieme alle vostre numerose richieste, per cui ho deciso di fare questo video oggi su un particolare tipo di schema specifico dei metodi memoria che si chiama schema a piramide, che funziona particolarmente bene con materie molto voluminose, con libri giganteschi, difficili da capire, spesso scritti male, e che abbiamo sperimentato con i 1600 allievi del corso Memovia Origin, e funziona con tutte le materie, soprattutto quelle complicate, si va dal diritto alla medicina, alla biologia, alle materie umanistiche. Io stesso l'ho sperimentato prima studiando in lingue e poi studiando in psicologia, anche se devo specificare che durante la seconda laurea in psicologia ormai avevo imparato, perché il mio cervello si era abituato, a fare gli schemi non più su carta, ma mentalmente, e mi auguro lo stesso anche per te, ma iniziamo a lavorare sugli schemi a piramide. La cosa importante è che gli schemi a piramide e tutti i tipi di schemi non vanno fatti in maniera rigida. Se vuoi imparare a studiare velocemente, aumentare la media, rimanere in corso con gli esami, non puoi e non devi mai usare dei metodi statici, rigidi, perché non esiste un metodo che va bene per tutti. Siamo tutti persone diverse, studiamo su libri diversi, per professori diversi e abbiamo caratteristiche diverse. E quindi dovrai adattare gli schemi a piramide al tuo modo particolare di studiare, e ti invito a farlo perché questo li renderà molto fluidi, molto veloci e molto adatti al tipo di studente che sei. Ne abbiamo parlato nel libro I tre mostri da uccidere all'esame, dei tre tipi di studenti e di quali caratteristiche vengono stimolate di più da un metodo di studio piuttosto che dall'altro. Certo che ci sono dei principi per l'apprendimento efficace da seguire per studiare velocemente, e guarda caso sono quelli scientifici della fenomenologia dei nuclei in movimento, di cui parliamo nel libro e che sono alla base del corso Memovia Origin e degli schemi a piramide che stiamo per imparare a fare. Ecco, il primo step della fenomenologia dei nuclei in movimento è la fenomenologia, la comprensione del testo. La comprensione deve essere profonda, lo diciamo sempre, deve essere a parole tue, ma quando va fatta? Mentre leggi, quando arrivi alla fine del paragrafo o del capitolo? Va fatta pezzo per pezzo. Ogni volta che incontri una cosa importante nel libro che devi ricordare, devi spiegarla a parole tue, e su questo niente di nuovo. La cosa interessante è che devi farlo a libro chiuso. Non puoi guardare il libro mentre spieghi, perché altrimenti il cervello rimane ancorato alle parole del libro. Quindi cosa ti suggerisco di fare? Di alzare gli occhi e di cercare di tenere in testa quello che hai appena letto nel libro, e ti accorgi subito che questo diventa un apprendimento molto attivo rispetto all'apprendimento passivo che facevi leggendo, rileggendo, trileggendo il libro prima. Lo so che era veloce leggere il libro, ma era un'illusione di competenza, perché finivi di leggere la pagina o il capitolo e non ti ricordavi niente. E invece in questo caso ti fermi, magari vai più piano, pezzo per pezzo, però cerchi di tenere dentro la testa le cose importanti spiegate a parole tue. Ah, ho detto tra noi, se dimagrisce guardando lo sport in televisione? No. E allora devi fare un apprendimento più attivo, magari più lento, ma più concentrato su ciascun concetto e ciascun dettaglio che incontri e che vuoi ricordare. E a questo punto arriva il secondo passaggio, la schematizzazione. Anche essa va fatta senza guardare il libro. Ti suggerisco di aspettare di finire un intero paragrafo, un intero concetto, chiudere il libro così non c'hai la tentazione di guardarlo, riformularlo in testa e scrivere all'interno dello schema
quello che ricordi nell'ordine che tu stabilisci, non seguire l'ordine del libro. Il cervello ha un suo ordine personale, dobbiamo rispettarlo. Ecco, l'unica cosa che posso suggerirti è di segnare qual è l'argomento centrale del capitolo, quali sono i sottoargomenti e sotto ciascun sottoargomento di scrivere tutti i dettagli, i concetti, le informazioni che devi ricordare, anche i dati puri. Per questo un altro consiglio importante che ti do è non scrivere dei papiri, scrivi pochissimo, delle parole singole, dei numeri, una formula, un piccolo concetto, ma non scrivere concetti di 7-8 righe, una riga sola, frasi brevi, soggetto, verbo, complemento oggetto. L'apprendimento attivo dà i suoi frutti nel tempo, certo che all'inizio sarà un po' lento e anche un po' difficile fare questi passaggi, ma poi diventerà molto fluido quando ti abituerai a tener dentro le cose prima di scriverle al libro chiuso e ti abituerai a dare la tua struttura personale al ricordo. È un consiglio impagabile. Un altro consiglio infallibile che posso darti è quello di parlare mentre scrivi. Non devi per forza parlare ad alta voce, va bene anche se senti dentro di te il discorso che fai, che dà un senso a quello che stai scrivendo, e questo parlare, spiegare, ti permette di scrivere poco all'interno dello schema. Adesso ormai il nostro schema ha preso, come vedi, la sua struttura a piramide tipica dei metodi Memovia, e quando hai finito c'è un'altra cosa che non devi mai fare, che è riaprire il libro e fare il confronto tra quello che è scritto nello schema e quello che c'è nel libro. Il controllo va fatto anche qui mentalmente, prima di riaprire il libro. Cioè devi controllare se è scritto tutto nello schema, se è sufficiente, e quando riapri il libro, dopo aver controllato se hai tenuto bene tutto in testa, noterai che magari qualcosina manca, te la sei dimenticata. Ecco, quelle sono le cose che hai capito meno profondamente, che hai elaborato meno, su cui hai fatto meno fenomenologia. Cerca di spiegarle più in profondità, di capirle a parole tue, poi di nuovo chiudi il libro e scrivile nello schema. Insomma, hai capito, il cervello in questo modo, se chiudi il libro, non può barare, non può fare i confronti tra quello che scrivi e quello che c'è nel libro. Deve fare per forza il confronto tra quello che c'è nel libro e quello che c'è nella tua testa. Quello che c'è nella tua testa è quello che riesci a scrivere. Questo rende l'apprendimento attivo e quindi ti rende più capace di ricordare già dalla prima lettura, già dalla prima comprensione del testo. Senti, non ho alcun dubbio che quello che ti ho raccontato in questo video ti sarà utilissimo, funziona da subito. Mettiti un pochino in gioco, provalo oggi, abbandona i riassunti, lascia perdere le vecchie abitudini, inizia a fare gli schemi a piramide. Se hai bisogno di vedere qualche esempio specifico, scrivimelo qui sotto nei commenti, io tanto ti rispondo sempre, sono a tua disposizione. I commenti più belli verranno come ogni volta messi in evidenza perché possano essere visti anche dagli altri e aiutare anche gli altri studenti come noi. Mentre mi iscrivi e ti iscrivi al canale per non perderti i prossimi video che ci accompagneranno verso una sessione d'esame con tanti esami coi voti più alti possibile, preparati in minor tempo possibile, io continuo a studiare e ricercare e sperimentare su di me. Ci vediamo qui molto presto